Shalom a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con le lettere dell'alfabeto ebraico. Ecco, oggi esamineremo la lettera Lamed, un valore numerico 30, è formato appunto nella sua estensione da Lamed, Dalet e Mem, che appunto formano la parola Limud, che significa insegnare, istruire, imparare. Da questa radice discende il termine Talmud, testo che rappresenta il fondamentale insegnamento per l'ebreo osservante. In questi libri si raccolgono le tradizioni orali di Israele e sono trascritte discussioni di generazioni di maestri. È proprio dal Talmud che apprendiamo che dai processi dialogici in questo libro apprendiamo appunto l'importanza del processo conoscitivo. Dunque, la Lamed è una lettera grandiosa, potremmo dire, perché va al di là, vedete, del simbolo quadrato, cioè questa spunta, si innalza sopra le altre dalla sua posizione in mezzo all'alfabeto. L'ideale, appunto, l'ideogramma primitivo è appunto un pungolo, è un pungolo che tende a porsi poi in orizzontale nel proto-sinaitico, così con il pungolo l'uomo cosa fa? Tocca l'animale per istruirlo, informarlo sulla strada da seguire. Il pungolo si collega anche al pastorale del vescovo, quindi anche qui rappresenta l'autorità, allo scettro del re, al bastone, tutti coloro che appunto esercitano un'autorità e devono guidare gli altri. È simile anche all'Aleph, potremmo dire all'Amed, perché all'Uff significa appunto anche maestro. E infatti l'Aleph con la Lamed forma appunto la parola El, che significa Dio. E per Avranel la Lamed si snoda verso l'alto e quindi rappresenta nell'iconografia un serpente nella filosofia orientale. Quindi nella rettificazione del rapporto con l'altro trova la sua natura eretta. Vedete che questo simbolo del serpente veniva messo proprio in testa al faraone dell'Alto Egitto come segno di diadema da cui appunto sporgeva questa testa del serpente che rappresenta un po' l'energia sulla testa. Quindi è come una linguetta un po' che esce fuori dalla testa, ma rappresenta l'energia. Se si guarda uno scritto rabbino quadrato, si noterà che nessuna appunto lettera sporge verso l'alto. Quindi c'è il senso di andare oltre, quindi c'è un senso di potenza, di innalzarsi, di prevaricare. Quindi potremmo dire che il significato traslato è l'autorità, la potenza, il potere, nel suo invece significato di prevaricazione negativa è anche il serpente, colui che vuole prendere dominio sugli altri. Ancora, nel racconto della Genesi c'è il dialogo tra il creatore e il serpente, espresso tu camminerai, striscerai sul tuo ventre. Allora la tradizione rabbinica dice che prima di strisciare sulla terra il serpente camminava in una posizione eretta, era un po' il re degli animali, come oggi è un leone. Nella lettura numerica, per esempio, Mashiach e Nahash, come abbiamo visto precedentemente, entrambi formano il valore numerico 358. Perciò dicono i rabbini che questa equivalenza dimostra che la redenzione operata dal Mashiach avverrà proprio rettificando gli aspetti dell'esistenza umana che sono decaduti al punto di strisciare per terra. Dunque, quando la Lamed poi incontra la lettera Bet, Lev, significa cuore, coraggio. Quindi è importante questa parola, siccome anche con la Lamed abbiamo detto il pungolo che mette la casa dell'uomo in cammino verso il suo divenire, è proprio il cuore, diciamo, la sede centrale, la sede della coscienza dell'uomo, quello che lo deve portare verso il suo divenire Dio. Questo l'abbiamo detto anche varie volte, che è il cuore, che è la sede della coscienza, che guida tutti i nostri rapporti con le realtà create e il cuore presiede tutti i rapporti con gli esseri umani. Il Lamed, quindi, la lettera Lamed prende l'ampiezza
del suo simbolo, della sua energia, quando è congiunto anche al Gimel, che forma proprio a Gal, o, infatti Galgal è appunto la ruota, le ruote Galgalim, ricordiamo le ruote dei cherubini. Con questa lettera ricordiamo anche la parola Golgota. Il Golgota era il luogo del cranio. Questa parola designa la persona e ciò che nell'uomo è ispirato nella grande ruota delle gerarchie angeliche, passando appunto per la morte sul Golgota. Quindi, in un certo senso, questa lettera, ecco, ci ricorda l'importanza, ecco, del movimento, perché abbiamo visto che il valore numerico è 30, come la lettera Gimel, no? Gimel e Lamed formano insieme 33, ed è un po' il movimento, insomma, trinitario che ci riporta al creatore, a Dio, all'unità, il movimento trinitario che porta poi all'unità, l'unità è la trinità di Dio. È il movimento appunto che ogni uomo appunto deve fare per ritornare all'Aleph, a Dio. Infatti, se noi, ecco, mettiamo appunto, aggiungiamo alla Lamed la lettera Aleph, troviamo che è appunto la negazione, cioè lo. E la negazione non è altro che il cammino a Lamed verso l'Aleph finale. L'Aleph finale è appunto il traguardo, la trasfigurazione verso la meta finale, che è appunto il nullificare noi stessi per poi entrare nello spazio divino. Bene, siamo giunti al termine di questa lettura, di questa lettera. Ci vediamo, dunque ci risentiamo alla prossima lezione. Parleremo appunto della lettera Mem. Shalom a tutti.